100 anni della Filarmonica Murialiese, davvero un bel traguardo. Beh, direi di sì, assolutamente. Diciamo che 100 anni sono un traguardo importante per ciascuno di noi, ma sono forse un traguardo ancora più importante per un'associazione. Tanto più se stiamo a vedere per un'associazione che opera, che è nata e che continua, come dire, ad essere impegnata in una frazione così piccola come Muriaglio, una frazione di Castellamonte, dove ovviamente non sono moltissimi i momenti o le opportunità di aggregazione. Quindi, al di là della musica e della formazione musicale e dell'aspetto bandistico, credo che a 100 anni di distanza il valore di questa associazione sia proprio questo suo impegno in quello che oggi chiamiamo integrazione e aggregazione sociale. L'associazione è stata coinvolta in quella che è la mostra della ceramica, difatti vediamo qua un'esposizione della musica in ceramica e più è stata inaugurata oggi una stele proprio in ceramica, in terracotta. E voi dovete sapere che, insomma, 100 anni sono portati abbastanza bene da questa associazione e quindi all'età di 97, quindi 3 anni fa, ha pensato bene di, come dire, ampliare i propri orizzonti, non occuparsi soltanto più di musica e di formazione musicale, ma in qualche modo promuovere qui a Murialiò eventi di pittura e di un progetto anche di recupero artistico del borgo. Infatti oggi abbiamo anche presentato nuove 4 altre porte d'autore realizzate dai pittori, dagli artisti di Piemonte Colors. Tra l'altro ne approfitto perché il 29 di settembre si terrà la 3ª edizione qui a Murialiò di Piemonte Colors. Quindi l'invito è a tutti di venire, partecipare, e sarà anche l'occasione magari per vedere le opere realizzate. Quindi da un lato c'è questo interesse
se vogliamo, recente dell'Associazione Filarmonica verso il mondo dell'arte e della pittura. E poi c'è questo connubio, se vogliamo, terra con terra, resa nobile dalla mano dell'uomo. E quindi abbiamo pensato, proprio con l'Istituto, che è un'eccellenza del territorio, l'Istituto Felice Faccio, di realizzare quest'opera, come dicevo prima, non soltanto alla memoria, ma come momento di spunto, di riflessione per tutti noi al presente, per mettere insieme le idee e saper guardare al futuro, riuscire a tracciare un percorso per il futuro di questa associazione e di questa comunità.